Poverina! Ecco questa bestemmia. Ci accingiamo ad entrare nell'angolo quiz. Ma come? Vieni a fare quiz con me? Vieni. Allora, sai come funziona il nostro quiz? No. No, te lo spiego. Allora, lì c'è il maestro Ciro Alma, che tu conosci. Tra pochissimo inizieranno a chiamare i nostri amici da casa allo 081 41 0077. Ripeti il numero? Bravissima. Detto questo, che cosa succede poi? Che loro dicono pronto, noi rispondiamo pronto, pronto, pronto. Lui inizia a suonare, loro devono individuare la canzone. Se non individuano la canzone, tu incominci a fare le domande. È tutto chiaro? Sì. Più o meno. Diciamo insieme... Chiamiamo! Che chiamiamo? Ambulanze chiamiamo! Che chiamiamo? Innanzitutto lanciamo la sigla, dici quiz. Quiz! Bra. Allora, è arrivato il momento di giocare con i nostri amici da casa. 081410077, questo è il numero da comporre. Ripeti anche tu quello che ho detto io. 081 41 00 77. Questo è il numero per? Per chiamare. E giocare in? In quiz. In diretta con me, con il maestro Alma, ma soprattutto quest'oggi con Giorgia. Allora, cara Giorgia, quanti premi ci sono qui in palio? 9. No, 9 sulle buste. Questi, però ha ragione, sono 9 premi in palio, brava. Allora, li vogliamo descrivere i premi? Sì. Che cosa c'è qua? Che cosa vedi? Vedo una bottiglia, dei bicchieri, l'asciugacapelli, i piatti, il bicchiere, da stiro, esatto, il vaso, il mixer, il frullatore, il premiagrumi, ma bravo. E questo qua lo metti in palio Andrea Gargiulo di Ponticelli con idea regalo. Poi questo, sai che cos'è? L'incubo per non dormire, la statuetta personalizzata di Ciro Alma. Poi c'è questo, si chiama lo sciosciò, questo allontana la sfiga, del maestro Acampora, vedi, personalizzato studio mattina. Poi ci sono i profumi di Giusy Parfum, della profumeria Giusy, di Diego Sarappa che si trova a Ponticelli, e poi il buono spesa dell'Oceano da 25 euro, la cena al ristorante al Faro per 2 persone a Mare Chiaro, e poi ancora, maestro, ci aiuti anche lei, il percorso benessere, per farsi belli, tonici, giovani come te, basta andare al centro bellezza e immagine donna della nostra amica Vincenzo Esposito, che ti rimette a nuovo. Per un bel massaggio. Per un bel massaggio, esatto. Vedi com'è brava, capisce subito. E poi la Plinium Center di San Sebastiano al Vesuvio è una palestra. Tu puoi andare lì per una settimana e ti alleni, così esci più... robusto. Muscoloso e robusto, brava. Poi ancora ci sono i nostri hair stylist. Sai chi è un hair stylist? Parrucchiere. No, parrucchiere. Io non so più, me l'ha sembrato la Trier, fino alla Trier non lo sapevo. Parrucchiere, si giocano troppo emancipati. I parrucchieri, esatto. Se tu vinci, puoi andare a farti i capelli, ti fai il taglio, e poi la messa in piega, il colore, le mesh. Sai che cosa sono le mesh? Sì. Sì, tutto sa. Io la odio, questa bambina la odio. E qui dobbiamo ringraziare Michele Del Franco, Fabio Maria D'Alessandro, Salvatore Catelli Aero Group, e poi Francesco Assante. Il divino viaggio del sommo poeta. Chi è il sommo poeta? E chi lo sa? Esatto, vallo a trovare. E invece no, te lo dico io, è Dante Alighieri il sommo poeta. Hai capito? Dante Alighieri è il sommo poeta. Se tu vinci questo premio, che cosa vedi? Che cosa ha scritto Dante Alighieri? La Divina Co? La Divina Commedia. La Divina Commedia, che è composta da Inferno, Purgatorio e Pa. E Pace. E Pace, che pace, che pace. Pace è bene. E Paradiso. Inferno, Purgatorio e Paradiso. Allora, se tu vinci, vai a vedere uno di questi 3 spettacoli e in più anche il weekend in un hotel a 4 stelle. Abbiamo dimenticato qualcosa, maestro? La festa di animazione. La festa d'animazione per bambini, ma lei non fa parte dei bambini, caro maestro. Ha capito qual è il problema? Ti interessa la festa d'animazione per bambini? No, camma, farsi così, piccolina, non ci interessa una proprio. Allora, però adesso giochiamo con i nostri amici da casa e allora diciamo insieme pronto. Diciamo insieme... Pronto! Stai calmo. Chi è al telefono? Pronto? Ciao, buongiorno, come ti chiami? Gennaro da Napoli. Gennaro da Napoli, caro Gennaro, quest'oggi non giochi con me ma giochi con Giorgia. Ah, speriamo mi porta bene. Ma sicuramente sarà così. Da dove ci chiami, caro Gennaro? Da Piazza Carlo III. Da Piazza Carlo III. Conosci Carlo III? Sì. Tu? Sì. L'hai conosciuto personalmente? No. No. La piazza. La conosci? Sì. Brava, è troppo preparata, sveglissima, non va in difficoltà. Allora, cara Giorgia, ascoltiamo le prime 3 note musicali per il nostro amico Gennaro. Tu non rispondere se individui la canzone, perché tu sicuramente la riconoscerai. E poi partiamo eventualmente con le domande. Prego, maestro Alma. Qual è la canzone, Gennaro? Un aiuto. Un aiuto. Partiamo subito con la prima domanda. Leggi questa domanda qui. Chi sono i giudici del nuovo programma di Rai 2 The Voice? Odio.
La odio, è troppo bravo. Cocciante. Cocciante, poi? Raffaella Carrà. Raffaella Carrà, non suggerire. Raffaella Carrà, poi? Noemi. 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 E infine, quello con i capelli lunghi, col pizzetto. Regina di cuori! Dammi le colori! Mamma mia, il diavolo! Chi la cantava? Piero Pelù. Piero Pelù. Che c'è scritto qua? Pelo Pelù. No, Pelo Pelù. Che Pelo Pelù? Che è un lupo, Pelo Pelù. Ah, perde il pelo, ma non il pelù. Allora, vediamo un po'. Comunque, risposta esatta. Bravo, Gennaro. Sai che cosa ha vinto, Gennaro? No. No, ha vinto altre tre note musicali. Quindi può vedere se riesce a individuare la canzone. Prego, maestro. Io incomincio a capire, forse. Tu l'hai capita? Sì. Non è vero. Non è vero. Dimmelo nell'orecchio. Ma che macella bella? Non capite niente. Non è macella bella. Allora, non è macella bella, ti ho dato già un indizio. Allora, niente ancora, Gennaro? No, niente. Niente. Passiamo alla seconda domanda, prego. Qual era la sigla automobilistica di Rimini? Le due lettere che componevano la sigla automobilistica della città di Rimini. R. Ti spezzi il braccio, ti mando all'ospedale. R. N. N. R. Indovinato! Bravissima! RN. Altre tre note musicali. Prego, maestro. Gennaro? Niente ancora? Mamma, niente. Leggiamo questa qui. Vediamo un po'. Chi cantava il brano Nell'aria? Bentornati a Studio Mattina, siamo qui in compagnia della piccola Giorgia, che è stata la rappresentante del nostro talent quest'oggi, la persona che si è esibita è stata bravissima nel cantare, ma soprattutto bravissima anche a presentare. Sei contenta che sei qui quest'oggi? Sì. Anche io tantissimo, veramente non vedo l'ora che te ne vai. Allora, stiamo giocando con i nostri amici da casa, 0814100077, siamo fermi lì a questa canzone che nessuno riesce a individuare, caro maestro Alma, però prima di passare alle telefonate in diretta devo fare due saluti. Devo salutare il mio grandissimo amico Antonio Ardolino, che so che ci sta guardando in questo momento. Saluto Antonio Ardolino e saluto tutti gli amici di Ardolino Carni SRL che in questo momento stanno al lavoro. E poi devo salutare un altro amico che ci guarda da casa, Decibel Bellini. Lei sa chi è Decibel Bellini? No! Allora, se lei va a vedere la partita del Napoli allo stadio, quando entrano i giocatori con la maglia numero uno, Morgan De Santis, è quello lì che dà la voce al Napoli, hai capito? Quello che dà la carica ai giocatori, Decibel Bellini. Ciao Daniele, anzi, se vuoi puoi anche chiamarci in diretta, 0814100077, sarebbe carino fare il quiz con Decibel Bellini, che indica i premi. Col numero uno, lascio i capelli! Sarebbe una cosa fantastica. Funzionerebbe. Allora, 0814. Via al quiz! Sta calma, però di sta calma, perché i nervi, veramente, io a caso ho il certificato che non sto bene con la testa, hai capito? A me non mi fai niente. A me mi mandano direttamente. Ma io sono l'aspirina, mo te la do. Va bene, non c'è problema. Quella sfida anche. Allora, 0814. Hai imparato i numeri di telefono a memoria intanto? No, perché tu lo dici troppo veloce. 0814100077, ripeti. 08 0814100077. Già c'è qualcuno in linea, però dobbiamo ricordare una cosa: che sabato sera dove siamo? Siamo al ristorante Al Faro a Mare Chiaro. Io, tu e il maestro Alma andiamo a fare lo show live. Guarda là, fa pure la pubblicità. Mi passa anche la manina. Esatto. Sai che sei molto più brava di Maria Silvia Malvone? Ma tu la mattina vai a scuola? Ma lascia la scuola, stai qua con noi. Che c'è da fare la mattina? Vado a scuola. Devi andarci per forza? Vabbè, allora sarà per l'anno prossimo? Tanto vieni bocciata quest'anno, è vero? Succede, non ti preoccupare, stai tranquilla. Allora, con chi giochiamo? Pronto? Ciao, sono Carmela. Ciao, Carmela. Ciao, Carmela, come stai? Bene, voi? Bene. Benissimo, io sono sempre secondo. Senti, Carmela, cortesemente abbassa leggermente il volume del tuo televisore e poi ascoltaci direttamente dall'apparecchio telefonico. Ok. Perfetto. Allora, carissima Carmela, hai individuato la canzone? Non ancora. Allora, ti facciamo riascoltare le tre note musicali iniziali e poi passiamo eventualmente alle domande in compagnia della mia velina, la piccola Giorgia. Vediamo un po'.
niente, Lucio. Passiamo subito alle domande, prego. Che è successo? Ha perso il segno? Antonio canoista italiano, campione olimpico. Brava. Antonio canoista italiano, campione olimpico. Chi è? Molto bello, un uomo molto bello. Niente. Che credo sia diventato anche un politico, credo che sia stato eletto quest'anno, vero? Alle ultime politiche. Chi è? Antonio? Il cognome allora, più comune in Italia. Esattamente, se a Napoli vanno per la maggiore gli Esposito, eh? Tutti quanti Esposito, Esposito, Esposito. Per esempio a Milano, quando si vuole indicare un cognome diffusissimo. Rossi! Rossi! Tutto questo entusiasmo. Antonio Rossi ha risposto alla prima domanda, era pure facile, non è che ha vinto l'Oscar, hai capito? Stai calma. Allora, Antonio Rossi, risposta esatta. Altre tre note musicali. Prima risposta esatta. Prima risposta esatta. Altre tre note musicali. Carmela? Niente. Niente ancora. Seconda domanda, prego. Il Sahara è un famosissimo... Il? Sahara. Il Sahara. Lei l'ha detto proprio con la pronuncia africana. Lei è africana? No. No. Sono italiana. Sì, signore. Il Sahara che cos'è? Un famosissimo? Deserto. Brava! E la seconda domanda è superata. l'ammazzo con queste mani. Prego, maestro Alma, altre tre note musicali. Allora? Niente ancora. Carmela, non la sa. Come mai non la sa questa canzone? Carmela è una bambola. La conosce questa canzone? Carmela è una bambola no. E fa muro con me. La deve imparare, perché questa è musica classica napoletana. Va benissimo. No, non ancora. Terza ed ultima domanda, prego. Comico che affianca Carlo Conti ai migliori anni. Nino Frassica. Brava! E terza domanda superata! Esatto! E mo se non indovina la canzone viene eliminata anche lei, hai capito? Vediamo un po', maestro! La canzone è quella lì. La conosco, però non... È molto bella come canzone. Sì. Ed è la canzone... No, che ha vinto, no. Non dico l'anno. Ha vinto anche un festival di Sanremo. Perché Sanremo è? Sanremo. Esatto, te l'ha detto Carmela, perché Sanremo è Sanremo. Quando io dico perché Sanremo è? Sanremo. Esatto, perché Sanremo è? Sanremo. Esatto. Allora Carmela, qual è la canzone? Te la facciamo riascoltare per l'ultima volta? Ok. Drizza le antenne, via. È proprio quella lì. Carmela, impegnati. Sforzati, Carmela. Perché altrimenti... Non mi viene proprio. E Giorgia deve fare... Un aiutino, dai. Un aiutino. Come ti posso aiutare? Già ti ho detto tanto, ha vinto il festival di Sanremo. Devi far partire il countdown. Fai partire il countdown. Countdown! 4, 3, 2, 1. Risposta, Carmela? Niente. Che succede allora? Carmela è? Eliminata! Ma una volta è per sempre però. Grazie Carmela per aver giocato con noi. Ciao, alla prossima. Altra telefonata, va bene? 081-410077. Il numero è sempre lo stesso, prima o poi lo dovrai imparare. Allora, chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ciao, sono Alessia. Ciao Alessia, ben arrivata, da dove ci chiami? Buongiorno. Dal Vomero. Conosci il Vomero? Sì. È una zona molto bella. Hai visto la nuova conduttrice di Studio Mattina? Sì, bella. Grazie. Pure più brava di te. Non ho capito. Alessia, con questa pure risposta... Pure più brava di te. E con questa risposta già ti posso dire che tu non vincerai il quiz quest'oggi. È incredibile. Ho fatto una previsione nella mia mente. Allora, vediamo un po'. Partiamo subito con le tre note musicali. Ma qual è sta canzone? Qual è la canzone? Fammi un'altra domanda. Prima domanda per te, prego. Com... No.
attrice, moglie del famosissimo Michael Dwayne. Chi? siamo andati in faccia all'inglese. Allora, leggiamo bene. Allora, attrice, moglie del famosissimo Michael Douglas. Lo ripeta? Michael Douglas. Esatto, che è un attore americano importantissimo, famosissimo. Con chi è sposato? Aspetta, aspettate, proprio a me questa domanda. Non ho capito. Non abbiamo... L'avete fatta proprio a me questa domanda? E a chi la fa? A mia mamma? Mo la chiama e ce la faccio a mia mamma, scusami. Sei tu che hai chiamato e a te faccio la domanda. L'attore Michael Douglas è sposato con una famosissima attrice che si chiama... È difficile. È difficile. Un aiutino, Ecca. Pensa alla maschera di Zorro, l'attrice protagonista. Ines. Di... Come? Ines. Ines. Ma chi è sta Ines? Non è Ines. No, Alessia, siamo molto molto lontani. La maschera di Zorro, c'era Antonio Banderas. E l'attrice protagonista era? 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 Era uno? Era due? Era? Eliminato. Era tre? Era tre, esatto. Risposta sbagliata. No. Grazie per aver giocato con noi, cara Alessia. È stato facile facile sta telefonata qua. Però mi dispiace. Mi dispiace sì, pure perché è passato il tempo. Non possiamo più giocare con i nostri amici da casa. Hai capito che peccato? Ed è un peccato perché poi il tempo passa, passa, no, passa, no. Passa, passa, passa. Domani, e alla domani. Fine il tempo che fa, caro maestro? Passerà, passerà, anche se farai soltanto la la la. Passerà. Era la canzone e vincitrice. Era la canzone. Esattamente, vincitrice del Festival di Sanremo del 1994, cantata da Leandro Baldi. Adesso andiamo di corso al ristorante a fare a Mare Chiaro. Vuoi venire con me? Sì, ma però nessuno ha vinto. Lo so, meglio così, hanno sfragnato i sponsor. Adesso salta sulla motocicletta che viene insieme a me a mangiare un ristorante a fare a Mare Chiaro. Vamos, vieni con me, vieni con me, vieni con me.